L'assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà è stato in visita a Caltanissetta al complesso monumentale di Santa Maria degli Angeli, futura sede della soprintendenza ai beni culturali di Caltanissetta. Samonà ha anche visitato la sala espositiva che custodisce i gruppi statuari del Giovedì Santo Nisseno. Esposizione del percorso espositivo a cura di Alessandro Barrafranca e illustrazione del restauro del Sinedrio a cura del soprintendente Daniele Avullo. Subito dopo è arrivata la Real Maestranza presso la sala espositiva e la presentazione è stata a cura del gran cerimoniere Gianni Taibbi. Entro breve, veramente entro breve, sarà espletata la gara per il completamento dei lavori di restauro del complesso monumentale di Santa Maria degli Angeli, che sicuramente conoscete, è uno dei gioielli di Caltanissetta, ospiterà la sede, la nuova sede della sovrintendenza, ma non ospiterà soltanto uffici, come immagino ben sapete, perché c'è una grossa area dedicata e che viene destinata ad auditorium e degli spazi sia interni che esterni che serviranno per attività culturali. Questo rappresenterà per Caltanissetta un nuovo, tra virgolette, nuovo chiaramente, un luogo storico che però ritorna alla città, ritorna alla fruibilità e potrei dire viene riaperto a quel sentimento di riscoperta della cultura, perché affidarlo alla sovrintendenza permette che un luogo della storia e della memoria sia affidato alla cultura. Ma c'è di più: l'operazione Complesso Monumentale di Santa Maria degli Angeli permetterà un risparmio annuo alla regione siciliana di circa 170.000 euro, che è l'ammontare dei canoni di locazione che noi attualmente paghiamo per gli affitti dei locali in cui si trova adesso la sovrintendenza. E quindi noi risparmieremo, una volta completati i lavori e inaugurati, 170.000 euro all'anno.